Odo, odo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu 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 ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Thanatos è giunto sulla terra. Ricevuto, così chiama Moni. Cappella, rotta verso la base. Passo, ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel c***o di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Ma io non lo portavo. Squinta, non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Inizi a destra e poi voltare a destra. Ah, quindi questa volta la semanta ci va anch'io, Iron Maiden. Vuoi contare su di me? Andiamo! Voltiamo! No. Capitan Riserva, tu non puoi venire. Ma che palle, perché non basta venire? Come cazzo ti chiami? Perché tu sei capitan riserva e devi restare in panchina, merda. Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede? Uscire adesso. Ok, facciamo l'appello. Iron Pen, presente. Donna Pompino. Squirtaman. Occhio di Fregna. Ci sono. Chiappettan America. Eccomi. Dai. L'inculabile Hulk. Black Paco. Tu contenta. Polverricchio. Agli ordini. Bestemmia Silente. Sì, ci sono, porcaccia, non stanno la tutta, sì, come si dice la merda su Belga. Torcia. Imparate a gestire le fiamme. No, è Torcia. Torcia è Orgia. Tu hai capito Torcia? Spider-Man! Eccomi, spruzzo le ragnatele dei capezzoli! Non ho capito! Lo so, eccomi, spruzzo le ragnatele dei capezzoli! Vuoi ripetere cortesemente? Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli! Ah, ho capito, spruzzi zangia dai capezzoli! Quella roba lì! Bene, ci siamo tutti! E allora partiamo! Sì, cavallezza, andiamo tutti insieme! Un po' Vesuvio! Inizi a destra! No, capitan, e poi riserva, continuare tu no! Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone! Andare dritto! Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, super erotici, all'attacco! Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore! È troppo forte, è troppo forte! Oddio, siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci! E questo chi è? Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti! Davvero? E tu chi saresti? Io sono Super! Sì, Super da che? Super cosa? Super il culo! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un coloide? Ah, non l'ho fatto! Mi trovo già svegliandomi! Torcia! Non lo sto imparando a gestire questa roba delle fiamme! Torcia! Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare? None! Al culo. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production. Ah, bene. Presenta la famiglia Porno. Basta, non dire più una parola. Porno. Pronto? Sì, pronto. E allora? Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Sì, pronto. Non dire più nessuna parola, perché? Che cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa? Legami i coglioni. Eh?
Legami i coglioni. Ma ecco, brava. E allora? Ma va, stagno, va. Con la lingua tutta la punta così. Pronto? Sì, pronto. Chi è? Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Eh? Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Non guardare, hai sbagliato, eh? Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Sentite, qui è... Andare di... Guardate, qui avete sbagliato. Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh. Pronto? Sì, pronto. Mi dica. Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Senta, chi è? Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. No, guardi, io non ho invitato nessuno. Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo ma un fuoco. Sentite, ma cosa volete? Ah, io non ho invitato nessuno in casa mia. Ecco, brava. Ah, legami i coglioni. Ma... Oh. Guardate, ma chi siete? Leccami la punta. Ma cosa, ma cosa volete a me? Più veloce con quella bocca. Oh. Ma volete andare a rompere le scatole a qualcun altro? Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta così. Non puoi rompere le scatole a qualcun altro? Non ancora. Se continuano a rompere le scatole? Oh. Io chiamo i carabinieri, eh? Ecco, brava. Leccami i coglioni. Pronto? Leccami i coglioni. Pronto? Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Scusi, ma chi è? Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Ma chi è questo stronzo che sta parlando da lei? Oh. Pronto? Con la lingua tutta la punta così. Sì. Mettilo in bocca. Sì, pronto. Pronto? A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire. Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami i coglioni. Sai che sei una grande merda, tu? Oh! Sei proprio una merda, ma di quelle cose le pisci porche che ci sono. Non hai vergogna, giusto? Con la lingua, ti prego. Succhio che non voglio. Porca di... Basta, non dire... Basta, non... Tenersi a destra. E poi a destra. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a weather@105.net. È scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri 1000 scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino. Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo uscire i giornalisti adesso italiani.
Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono di giornalisti non del tutto professionisti. Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente in un percorso, in un programma, in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo: il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa? La colpa? In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa contattiamo un quotidiano online che ha pubblicato la notizia senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera. Voltare a sinistra. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sì, sono Andare di... Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti. Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato. Voltare a destra. Ed è un articolo visto sul web, ed è di Aska News. Ho capito. Prepararsi e quindi, a votare. Cioè, stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo appunto. Voltare pensando come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma, è l'agenzia Aska e quindi ed è uscito sul web. Ma la domanda è ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non... un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla... No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però, mi consenta, non accetto lezioni da lei. Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei... Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore su da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è stato fatto dalla redazione Tenersi per dire, ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire. Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono professionista. Assolutamente. È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso uscire peso adesso nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce? Certamente, no, infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze alla Sky News, perché è un'agenzia. Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola rimane comunque nel come si chiama? Sì, no, certo, in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro ce le prendiamo. Dopodiché faremo i conti con Aska News, ovviamente, no? Certo. Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri? E gli altri? Viva l'informazione! Oh, oh.
It's for you. It's a 105. Only for you. It's 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta. Lo Zoo di 105. Attacchiamo, va. Dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli? Sinceramente in questo momento non mi viene in mente. È il conduttore dello Zoo di 105. Ok. È stato recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, sì, mi dispiace. Sì, okay. In questo film si chiama The Tracker. Allora, sì. un attimo solo che le passo il mio collega, sì, un attimo. La ringrazio, salve. Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto. Fitmas, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli. Mi dica. Conosce Marco Mazzoli? Conosciamo. Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo, si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie. Mm-hmm. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno. Trattandosi di spot d'azione, sì. Ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso. Perché... Sì, perché è chiaro che il prodotto, comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente esattamente da un po'. Infatti su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, sì, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca, non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria, sì, nocciolina, no, a destra. Noi praticamente e metteremo Marco in situazioni tra virgolette di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue. Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza. No, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. Più ho avuto, qua glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico. Vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, prepararsi, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni. No, non l'ho mica visto. Beh, ho capito la situazione, i
prodotto è sempre quello, magari se il diradamento è diventato più significativo, sì, parecchio, bisogna magari prendere anche il couvret. Cos'è il couvret? Il couvret è un prodotto che si dà anche Silvio in testa. Ah, è una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura. Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network. No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una... Lui mi ha chiesto insomma di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura, ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra, e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami. No, questo direi che è fuori dal nostro... L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina, che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma molto simile. Molto bello, da tenere in casa. C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che mi serve, sì, e poi dopo vedo di risponderle. Va bene, okay? Senta, io se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salati in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti. Va bene. Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto? È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo. Sì, no, ma immagino Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisci? Ok, ho capito. C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachide mentre lui scende. Delle cose che pensavo che fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però... Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot Marco finalmente prenderà la nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio. No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare. D'accordo, la ringrazio molto. Grazie, arrivederci. Salve, salve, salve. La bastardata del giorno. 100 ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanawife and Canawise. E quindi oggi con le voci di Tony Termosifone ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio! Siamo pronti? Andiamo! Schiaccia play! Rispondi. Pronto? Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo? Io, chi sei? È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
Ma chi sei, piacere a me? Sono Tony Termosifone. E che la c'ha fa? Lo conosci, Tony Termosifone? Non è che me che lo chiamo, Termosifone. Eri tu, maledetto, eh? Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Un Termosifone, mi sto buttando, mamma, ma che cazzo dici, vuoi che? Ma già Tony Termosifone si scalda in un minuto! Un Termosifone in mezzo del corso, si scalda meglio! Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio! Ma chi? Veramente? Tony! Veramente? Tony! Non fare cazzate che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh? Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo! Dove sei? Ma tu a chi hai chiamato, scusa? Sono Tony Termosifone. E tu chi sei chiamato adesso? Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti stavi in merda, dove sei? Che? Chi cazzo è l'altro? Ma io, che puri? Rispondi in merda, ti ammazzo! Tu mi fai un buchino, stronzio! Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sto cavolo! La testa a forma di cane, aiutami! Che puri? Abaia! Fa? Abaia! Gura fa! Tutto a posto? No, la banca. Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere, rispondi, eh? Lo sai che mi scopo a tua moglie? Cos'è? Devo ridere? Stava da tua moglie, c'era il mio numero. Devo ridere? Sai perché? Stava da tua moglie il mio numero. Devo ridere? Quella vacca. Devo ridere? Quella vacca di tua moglie mi ha il numero. Devo ridere? Non devi piangere, ti faccio piangere. Cos'è? Devo ridere? No, ti faccio piangere. Devo ridere? Ti faccio piangere. Cos'è? Devo ridere? Ma cosa cazzo vuoi? Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco. Se mi becchi mi fai un pochino coglione. Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio. Dov'è tua moglie adesso? Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio! Dov'è quella torre di tua moglie? Spam! Quella torre di tua moglie dov'è? Quella canale! Sbaganta! No! Cos'è? Devo ridere? Dov'è quella puttana di tua moglie? Non posso rispondere! Perché? Eri tu, maledetto, eh! Che mi scopo la tua moglie? Lo so, lei che non ascolta. Madonna, che nervi, che nervi! Ma vedi come sono tutti tua moglie? Alla rotatoria. Cattoni termo si fa, si scalda in un minuto! A me un cazzo lì si scalda in un secondo! Uscire adesso. Cos'è, devo ridere? Quando tua moglie nel mio cazzo si scalda subito! Prepararsi a voltare a destra. Madonna, tu sei bruciato. Voltare a destra. Tu dimmi un vocalino, io sono bruciato. Drogato. Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Che cosa rispondere? La famiglia della ciocca, che c'è questo vocalino? Tua moglie è una grandissima gloria! Rispondi in merda, ti ammazzo! Che devo dire la verità? Come andrà a finire questa telefonata? Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Only for you. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. Vai, dai! Italo, il nonno dello Zoo di 105. Ma io non capisco
com'è possibile questa roba? Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista. Pronto? Cosa ha detto? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, beh, non mica importa. Tanto, ma sai che io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno. Buongiorno. Senta, come spotorno? No, buongiorno. Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70. Sì. Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar. Sì, sì, ecco, d'accordo. Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo? Se si sgonfia è bucata, eh. Renata? Se si sgonfia alla è bucata. Ma non ti la controlliamo. Caghiamo? No. Ah, scusi. Io ho provato anche a mettere la camera adesso nell'acqua, capisci? Come si faceva una volta. Sì, sì, capito. Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle jeep, no? Sì, sì. Nell'acqua dovrebbe saltare fuori. Ma saltare i fiori, ha detto? Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere. La camera d'aria che tiene gonfia la gomma, Magari c'è alla tromba? Prendere la È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi... Uscire adesso. Superte, non so cosa dirle. Provo a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi. Cesso? Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce? Gradisce cosa? Non ho capito. C'è quello, cambia la camera d'aria e provi a mettere un'altra. Va bene? Allora, grazie mille. D'accordo. Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo. Italo, il nonno dello Zodi 105. Pronto? Porno? Pronto? Pronto, biciclette? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, sa. Buongiorno, dolce forno. Buongiorno. Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente sì. Mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che quella, la gomma davanti... E scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva con i carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse. C'era il buco. Esatto. Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni. Come emozioni? Non faccio riparazioni. Ma che biciclette fate, scusi? Io non le faccio, le vendo. Nintendo? Ma vostro deficiente, prima mi dici che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche un dentista, devo andare. Italo, il nonno dello Zodi 105. Radio 105. Oh, ma come fa il pollo? Chi è il gallo? Cocodè è la gallina, ma il pollo? Croc? Codè? Se sei da Burger King, scopri il Crunch Chicken. Un pollo così non l'hai mai sentito. E trova anche i King Nuggets, ancora più buoni e convenienti. Scoprili sulla nostra app, solo da Burger King. Classe, il magazine per usare il futuro che esiste. Ogni mese, ogni giorno. Vivi il cambiamento d'epoca con Class, in edicola e in digitale. Fermarla, no. Per me conti zero, quindi cazzo parli.
specifico per non sbagliarmi. Conti 0-0 senza numeri davanti a un... Radio Maronno, la radio uscire di Padre adesso. Maronno. In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, ma che porco... Andare di... Non è possibile! Non posso più andare avanti! Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo! Lo dici tu, ma per me che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio è un dramma! Sono distrutto! Ma supereremo anche questo problema, vedrete! Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato! Il Papa è morto! Uscire adesso! Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso? L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio. Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy. Uscire adesso. Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia? In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo. È una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma. Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol. Ma è un'accusa grave, padre. Eresia. Non so nemmeno che cazzo vuol dire. Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi una volta riconosciuto colpevole viene spogliato dei suoi averi. Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia? E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di... La signora De Bonis. Buongiorno, padre. Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi? Prepararsi, sì, padre. A votare adesso. Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora? La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata. Risposata con chi? Con Erminio De Bonis, un ricco possidente. In comunione dei beni? Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono. Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora. Va bene qui? No, più vicino. E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan. A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora? Non credo, padre. Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova. Ottima scelta. Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna. Padre, ma avete bestemmiato. Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici? No, perché mi sembrava... Hai sentito male, è stato Mazzoli. Io mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato. Prepararsi a voltare a destra. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Voltare a destra. Le senti le fiamme? Le senti le fiamme sulla schiena?
esatto. Prepararsi a voltare. Ma chi cazzo se ma dove sei? Voltare a sinistra. Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti trascina? Voltare a sinistra. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune alla di Torino rotatoria, e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex. Minchia cisti, come l'è? Io sono Gabri Pontifex, il DJ re indiscusso di Torino, e questa è la mia classifica dance, dove tutti i migliori produttori del mondo vogliono entrare a far parte per poi fare 8000 serate nelle discoteche. Mica me la dovete succare, ne? Oltre fallazzo si chiama Pompino. Ma adesso partiamo subito con la posizione numero 2 di questa settimana. Arriva il remix di Pomp Pino, featuring Sonia Ayers, Steady K Remix. Sul serio, ne? Se anche voi, DJ inutili e depressi, se volete fare sentire le vostre bravure remixate, mandatele a me, non a San Clau che non serve un cazzo. Mandatele a gabripontifex@105.net. E anche qualche foto di piede sporco, l'arcio maledetto che mi incista, ne? Ma sentiamo un messaggio! Ciao Gabri, sono ad una serata spettacolare, indovina un po' dove sono? Minchia zio Pontifex, sono alla serata di Gigi D'Agostino. Lui sì che è un vero DJ, zio fa. Figlio di puttana, senti che sound va? Senti un po'? Mica andate come te che sei solo un raccomandato col cazzo piccolo, ne? Dai dai, ciao zio, comunque Torino è tanzerina. Oh ma minchia, ne? Ma non si può mandare qualcuno a sta bastarda che la spacca tutta, la odio. Sentiamo un altro messaggio. Ciao Gabri, sono sempre io. Uscito ubriaco dalla discoteca. Ascolta, mi verresti a prendere in piazza Massawa? Dai, mentre ti aspetto magari mi masturbo un po', maialino? Come quando lo facciamo io e te, dai. No, ma non è il caso, squarciata. Ti aspetto qui, Quaci, alla rotatoria. Sì. Prendere la... È che mi sto arrabbiando tutta, sono in onda adesso. Uscire adesso. Mi sto arrabbiando. Sarà fatto adesso. Prepararsi a voltare a destra. Muoviti, arriva. Dai, che voglio della tua bistecca. Aspetta a mandare il disco. Voltare a destra. Aspetta un attimo. Un attimo, un secondo. Ma andiamo avanti, ne? Che arriva la numero uno di questa classifica balorda di questa settimana, ne? Incredibilmente, alla zio Pa, arrivano i Bari Jungle Brothers con Senza di noi, Terrone Remix. Uscire adesso. Cambi la volta di cammini, siamo meridionali, non torniamo a me. Fischiamo sempre, cantiamo, sì. Viviamo a Bari, noi veniamo da lì. Con tutto rispetto e l'amore che c'è per questa nazione che tante volte lo è. Di noi è proprio come se il film sta andando ma l'angio non c'è. Meridionali, e pensare che io vivo a Torino, ma è come se vivessi in meridione. Mica zio fa, l'unico piemontese che ho conosciuto nella mia vita è la statua di Umberto I in piazza San Carlo, ne? Solo che non parla mai. Attenzione, ne? Perché oggi, prima di chiudere, mi farò lanciare in cielo sopra Torino con un missile con sotto 4 testate nucleari della Pioneer. Il missile ad una certa altezza rilascerà nel cielo una console con me dentro. Prima che tocchi il terreno dovrò fare un mixaggio al volo, ne? Caputo, il mio assistente riprenderà tutto, così se morirò farò un botto di visualizzazioni su YouTube. Ok, sono pronto. Allora, il mio via... Thank you.
Dove sono le cuffie? Dove sono le cuffie? Riorientamento. Invertire il senso di campo. Ok, abbiamo un nuovo percorso. Si prega di invertire il senso di campo. Cioè, diremo sì. It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Zoo di 105. Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5. Aspetti fino anche alle 7. Fino alle 7. Che cazzo fa? Si sta lavando le tette. Un appuntamento non lo voglio più. Un appuntamento non lo voglio più. Farmi aspettare. Io volevo solamente Sì? Chi è? E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi? Certo! Io vado fatta per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo! Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano? Sì? Chi è? Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh? Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo. Come? Cosa vuol dire la maratona da ferma? Lo conosco poi questa specialità, la maratona da ferma. Ma non esiste, cazzo! Cazzo! Non importa, troverò un nuovo percorso. Chi è? Sono un maniaco sessuale! Ah, ciao papà! Sali, ti apro! Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto! Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i rini per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue. Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i rini? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore? No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo. No, cazzo, no! Non mi puoi prendere pure per culo! Sì? Chi è? Non importa. Scendi! Ah, ciao! Scendi! Sali, diavolo! Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi! Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto. Devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico. No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado. E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno? Ma sti gran cazzi, muoviti! Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo. Che cazzo significa scendo, poi scendo? Che vuol dire? Eccomi, Potito! Oddio, è scesa! È scesa! Sembra la Madonna! Oddio! Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto? Spostati! Ma porco zio! È morta! Radio 105! I carburanti Esso Synergy sono i primi carburanti base con additivi. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su esso.com. Nuova Peugeot 208, anche 100% elettrica. Scoprila in tutti gli showroom Peugeot e a casa Peugeot Milano. Nuova Peugeot 208, Unboring the Future. Ok, ce lo so! Picchia come ci piace! Sono seduto su Como, anche oggi ce lo so, sono un tipo vivace. Picchia come ci piace! La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore, non lo so se sei capace. Picchia come ci piace! Il mio cazzo te lo giungi con Venezia, i pochi amici. La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo so tutto il mondo tace.
105 Zoo. Venire da villaggio africano, procura tanto cibo da banano. Venito in Italia per lavoro, da adesso lo gridiamo tutti in coro. Lisipa, ae, amico scimpanzé. Lisipa, ae, amico scimpanzé. Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato perché deve aiutare me tu. Devi aiutare te? Tu poter aiutare me, tu condenda aiutare? Tu devi aiutare, sì. Deve fare macumba. A me servire ingrediente. Ingrediente? Sì, avere già trovato unghia di drago, sì. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avrei tolto. Alla rotatoria. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avrei preso uscire bocca, adesso. Tanto ad essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. E io volevo sapere se tu condenni dare pelo di figa di tua moglie. Di quello no, moglie! Tu vuoi essere ricchiona? Tu sei ricchiona? Se tu vuoi essere ricchiona, va andare bene, condenda? Ci va a fare il Oh! Pezzo di merda! Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo! Tanto essere Brando? Ok. Brando, io mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo. Forse hai sbagliato numero, non stai dicendo. Tu essere brutta persona, ha detto me, Ma come si permette? Adesso io. Ehi! Adesso io fare macumba! Ma che cazzo? Adesso io unire i poteri con Santone di Ghana! A te venire testa di asinello! No, non funzionare. No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello, non funzionare. Cambiare, allora adesso io concentrare e tu parlare male. Come molto da mamma, già. No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia c'è essere già così, Cambiare. No, cambiare. Aspettate. Concentrare. Tu diventare figlio di puttana. No, non funzionare. Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare... Merda di cane! Tu sei il cane, ma... Non funzionare, non fare scintilla! Tu essere già merda di cane, allora! Però funzionare bene e tu parlare male, E chi te muste? Funzione bomba, bastardo del merda! Tu contenta? No, io ti pito scasso la cacca, tramone! Un cric del sapo cutetto, che fa male proprio, ma come funziona? Tasca scintilla, se ti faccio tu sei, che non si capisce dove è. Io mi sa che avrei capito, Ma perché te come cacchio da chiama e facci un vidro? Perché il problema è che io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto. Ma maestro da mamma, te... Tanti venga a prendere comunque. Allora io fare magia, fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare! Fatta scintilla! Fa scintilla, vedi che come si supporto! Tu condenda? Ma come sta da mamma, Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio pisello! Capocchetto te lo fiammi, ma va fango come ti fai da scintilla, poi da vecchio uno da scintilla. Faccio scintilla! Faccio scintilla, da vedere dopo come mi fa scintilla dopo. Funzionare!
Voci un attimo, da tenere a passo, diciamo, tutte queste cose, mo che ci vediamo. Devi dire tutto da capo. Allora, adesso io fare l'ultima magia, visto che tu devi fare leccare mio dietro e zucchiare davanti. Uscire a destra. Io fare, no, no, no. Io fare gonfiare mio pisello grande, Concentrare. Voltare a destra. Io che vengo, ti gonfio io di matta, ti andavo, te come da voleto, quanta matta ti andava, ti fa gonfia come un pallone, mo. Tu con dita? Vaffanculo. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Però. 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 No. Che ne so parò? Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare. Ma va fangolano la fango che mi fai a prendere solo a ci parla tutti. Però. This is. Ehi! Studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri, sei anche tu. Dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto! Benvenuto! Inizia a sentire il buon contagio dei nostri. C'è anche tu! Ci provi per anni! Con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona. Ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco, solo perché è più ricco e più figo di te. Finirsi a destra. Benvenuta! Sei una puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha e lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu! Mettici
50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vagas olio, oh, no. Bestemmione, che oscuro è il cielo! Bravo, benvenuto! Sei dei nostri! E vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Prepararsi a voltare a sinistra. Benvenuto! Sì! Sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyes! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco ai bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla! Radio 105. Vivi l'esperienza di simulazione calcistica definitiva e mostra le tue abilità nella nuova modalità di strada Vodafone. Scendi in campo e decidi la partita con calci piazzati, finalizzazioni e dribbling migliorati. Gestisci la palla come mai prima tu, sia in attacco che in difesa. FIFA 20, apri nuovi orizzonti. Esci da una riunione di 4 ore, apri il telefono e trovi 12 notifiche della tua ragazza che ti ricorda che non hai spostato la macchina e che fra 30 minuti inizia il mercato. Prima le mandi 3 cuoricini per averti avvisato. Poi condividi con la BMW Connected App le chiavi della tua nuova BMW Serie 1 e le chiedi di spostarla per te. Nuova BMW Serie 1 con Digital Key. Scoprila in tutte le concessionarie BMW, anche sabato 16 e domenica 17. Andare dritto. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Molti noti VIP SRL. Agenzia, agenzia, mille volti noti VIP con il manager Carlo Gianni Paletta. Buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete, abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo? Prepararsi a voltare a destra. Salve, buongiorno. Sì, ristorante? Sì. Ah, buongiorno, salve. Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve. Voltare sì. A destra. Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi. Una puntata di? Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis. Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso... Sì, c'è? No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30. Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata. Ho capito, no, non è possibile, mi dispiace. Lei non può contattarlo? No. Non c'è modo di contattare il proprietario? In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non... Capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo. Non lo so, se io non è che posso disturbarlo, cioè. Lasciare nessuna... quindi... No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro. Comunque se... per mezzogiorno può richiamare 12:30, quindi non so se... Guardi, c'ho qua vicino a mia Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire. Prego? Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo. Stanno sperando che voi chiudiate. Davvero? No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signore, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro. Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito? Uh-huh.
La saluto. Aspetti un attimo, signora, devo tenere la bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo. Arrivederci. Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando. D'accordo, arrivederci. Amedeo, la pistola, no, mettila giù. Amedeo. Alla ruota di... Niente, ve la fate incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridioni qua non ce la voglio di fare un cazzo. Adesso. Dormono in merda, eh. Vabbè. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante? Sì, sì, per Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno. Sì, salve. Mi dica. Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis. Sì. Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata di On Fire. Alla ruta da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico. Il programma uscire che noi facciamo adesso. È tutto finto. In realtà noi parliamo prima con i posti. E sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... È uno show, diciamo, no? Sì. Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua. Prepararsi a voltare riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo. Voltare e facciamo venire. Ah, va bene, va d'accordo. Bene? Dai, allora bene. A tra poco, grazie mille. D'accordo, salve. Buongiorno. Salve. Pronto? Pronto Pio Amedeo! Buongiorno! Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina proprio? Ma quando? Quando vuoi tu, anche stanotte tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca! Va bene! Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende? Sì? Sono Pio Amedeo. Ok, vi aspettiamo. Se voglia, andiamo in bagno. Ok. E facciamo le scopate. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. No, ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo. Pronto? Sì, il ristorante? Uscire adesso. Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo. Buongiorno. Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona. Volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante. Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di cosa si tratta, certo. O insieme. Allora, perché io sono... Cioè, io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, quindi ti conosco benissimo. Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso alla se conosce appunto Pio Amedeo saprà anche lei che è tutto uscita. Organizzato. Sì, certo, con delle telefonate appunto che si fanno uscire adesso prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora praticamente funziona così: andremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. Uh-huh. E, se portassimo noi una decina di omosessuali è un problema? No, non è un problema. Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli diventa un po' complicato. Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso andare e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio, quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no? Sì. Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca. Prepararsi e a praticamente voltare va a penetrare diciamo l'altro maschio in braccio. Quindi è una roba reale, ecco, è una roba voltare reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono e buttarsi anche nel mondo del porno, sinistra. Con Graziosi Freddi, questa roba qua. Guardi, voltare a sinistra. Diciamo, la metto così. Sì. Non ci venga la buon costume non importa, troverò. Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno eventi da anni non pagando le tasse, perché c'è un parente di guardia di finanza, quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora io intanto vedo di capire un po' la situazione, eventualmente ti faccio chiamare anche da loro, perché sei possibile. Va benissimo, fare. Ciao, buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Finalmente il ristorante è pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro, no, scusate, volevo dire Pio Amedeo.
Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. Ma no, scusate, continuo a confondermi, okay. Cazzo. Cerchiamo un nuovo percorso. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Frank. No, cazzo, niente. Vabbè, sui due stronzi qua, fa la carriera, dai. Ciao, alla prossima. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Lo Zoo di 105. Che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto? Sì, Mina, sono qui! Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia? Sì, è vero! E cosa hai fatto, tecnico? Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo! Ma bravo! Bravo, Maito! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie! Vado! Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla. Ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto! Sei dei nostri! Scopata selvaggia in piena notte con tua moglie nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto. Sei dei nostri! Andate! Una sera tutto ubriaco ad un snappo con gli amici inizia a insultare una povera signora al volante dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo! Sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Betril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! C'è anche tu! Durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squarao sfulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e pannazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia, che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri.
supermercato a Miami, inizi a dire delle iperporcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando, tanto nessuno mi capisce. Ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto. Uscire Priamo adesso. Priamo Mazzoli, fatti sempre riconoscere. Sei dei nostri. A sinistra e poi voltare. E anche tu. Voltare a sinistra. Tenersi a sinistra. Vicina di casa ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Bravo, benvenuto, sei come un caro amico di Marco Mazzoli. Sei dei nostri. Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni. Vado! Aia! Sto morendo di seguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza! C'è il numero! Sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono più i commenti del caso, schifo tipo Salvini. Ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti i cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile. Disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi su questo, dai. Apriamo con Ciccio, calabrese dopo, dai Ciccio, Mimmo Lucano è argomento proprio, veramente, previo. Di grande livello. Sì, tu cosa ne pensi, dai? Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua. Come, sei fatti i cazzi suoi, dici? Onestamente è stata una brava persona. Quindi tu sei della sua parte? Che si maritano i riacesi. Si maritano i riacesi?
Io voglio chiamare Italo. Ma senti, senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco? Ma certo che sì, parola d'onore. Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te te la sposavi? E non ero sposato, sì. Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no? Libero, liberatelo. Liberatelo. Come diceva Alberto Tozzi, come si chiama? Piaggio Antonacci, liberatelo. Come diceva Piaggio Antonacci? Piaggio Antonacci non è uno dell'apartheid. Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio, dai. Liberatelo, sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dici quest'altro? Via, un altro. Saverio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini? Ha fatto bene di una testa di cazzo, che famo i documenti alle persone che non c'entra un cazzo qua. Ma che è? Quindi una testa di cazzo? Una grandissima testa di cazzo, ci aggiungerei, porca troia. Perché? Perché? Dica, dica. Che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia? Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati. Ho capito, però io se vado a casa loro, se mi fanno i documenti, mi tirano a tucarci in culo e mi riguardano a sì, casa mia. Lei però non è un rifugiato, anche io se... Sono un coglione, diverso. Lei è un coglione? Sì, abbastanza. Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win. Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a cacci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da me. Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a cacci nel culo? Certamente. A cominciare da? Dica. Dai cinesi, prima i cinesi, poi? Cinesi negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri. Non è che hanno scritto fronte che sono del Bangladesh o... No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda! Ho sbagliato, dai. Sì. Ascolta, ho lavorato, se capisce il cazzo, ho sbagliato anche a parlare. Sì. Però io non è che ho scritto in faccia a sto romano, invece mi va e mi però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono traumaturgo. Se la faccio sulla schiena le faccio uscire la scritta sul petto che... Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele. Andate a arrestare quelli pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse, non pagano un cazzo. Andate a arrestare quelli. Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato. Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo missili nel buco del culo. Non ho capito. Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo. Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo? Sì, siamo andati al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno e ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa. Sì. Che cazzo di problema ha fatto? Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero? Ma lasciatelo libero, anzi facciamo un speciale. Sono dei comuni abbandonati. Questi qua gli diciamo, questo te lo apposta. Tieniti la casa. Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non ma li lasciamo. Ma non solo montagna, i paesini abbandonati, non sono in montagna, c'è da tutte le parti. E in culo la legge però, in culo la legge. Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio. Ciao Raffaele, ciao. Ma che sono al telefono. Va bene, ciao. Salvatore Sicilia. Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose. Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune? Ma le leggi sono fatte per essere infrante. Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia? Ogni giorno. Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Quali possiamo chiamare? Sono fedifraghi. Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe. È un lato. Un lato, sì, un testa di? Di cazzo. Una testa di cazzo, un sacco di? Di letame. Di merda, di merda. È un figlio di? Buttanazza, sì. Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve. Alla fine. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano, dai. C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati, adesso proprio no, papà non li vogliono neanche far più entrare, sti poveri, ma come cazzo . Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti? Ma io me la sposo e me la trambo pure, scusa. Io me la sposo manca e me la potevo portare nata la donna invece... di genianti, quelle buone. E invece tua moglie ti ritrovi? Mia moglie è un cesso. Come un cesso? Perché è proprio senza quei matrimoni combinati che la devi prendere come qualche roba di coglio tutti i giorni. Questa mia dignità che ha cacchi un cesso. Perché non ho messo a posto le mutande, non lo dico. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni con questi robi coglioni a gusto? Sei una persona molto saggia, lupomane, ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan. Un abbraccio a te. Tiro un filo, tiro spaga, tiro un cazzo. Ripararsi a voltare. Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone. Sempre, sì. Puzzone. Dopo non metti in culo mia moglie, ciao. Lupomane, ciao. Voltare a sinistra. Welcome to the 105 Zoo. Okay. G-God. What's up?
2018, baby. Hey. Lots of gang. Don't ask stronzi a parte, yeah. Whether you can Skywalker, who? Manco Mazzoli, dipende gay. Razza Ariana, Fabio Alisei. Bitch, tua madre, spine. Tenersi a sinistra, e poi continuare. Andare a dritto. Gang dei super erotici, la regia di Bandieri, ehi. Alba Fenti denari, yeah. Quarto grado con Paolo, nella gabbia uno squalo. Amici dello zoo, si parte con il primo giro dell'anno. La gang di Mazzoli sullo zoo furgone arriva allo stile Tamarro. Mondo d'efficienza, reazione a cappella, sono così un po' minchione. Tu fai le rime, stai con i migliori, siete solo dei remecchioni. Welcome to the 105 Zoo. La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, il Moniz di Santina è in assoluto donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha sito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi. Era già successo in passato che qualcuno avesse tentato di intromettersi fra noi e la mummia, rischiando di compromettere lo scherzo più lungo della storia. Ma con il cinismo e la capacità di manipolare i cervelli, Mazzoli era riuscito a riportare la mummia sulla strada giusta. Questa volta però ad intervenire e cercare di rubarci la nonnina veronese è il prete del paese. Il terribile Don Paolo, che secondo Santina riesce attraverso degli aggeggi di Cristo ad ascoltare tutte le telefonate della nostra vecchiaia. Il terribile Don Paolo. Serve un piano B per convincere Santina che Don Paolo è un impostore che lavora per l'azienda nemica di Base Terra. Ecco entrare in scena il gran maestro a salvare il salvato. E poi continuare dritto. Pronto? Uè, testa di merda! Dimmi. Come stai, Santina? Come stai? Bene, bene. Sai chi sono, vero? Apuldino. Brava! Un applauso, signori ascoltatori! Ale! Com'è che dici? Ma non hai fatto la festa di Aldo? No, perché sono morto quella settimana. Ah, sei morto? Sì. Minchia, mi ha preso un mezzo. Ma che sei morto perché stai parlando? No, allora, mi hanno rianimato. È presente quando ti viene l'infarto che poi ti fanno il defibrillatore, no? Sì, ti fanno brillare. Eh? Ti fanno brillare? Sì, mi fanno proprio saltare in alto. Brava, Santina. Però adesso sto bene, eh? Solo che non posso più guidare il sommergibile, perché quando vai troppo sott'acqua il cuore cede, capito? Ah, il cuore cede? Sì, e allora vado in montagna. E che fai in montagna? Faccio l'alpino, spara ai partigiani. No, quello che piace. Brava. Facevo l'alpino anche mio padre. Anche tu eri in alpino, no, Santina? Sì, ma certo. Sai chi è che ho trovato in cima al K2? Sì. Guarda, e qua te lo voglio passare perché tutti dicono è morto, in realtà non è vero. Santina, sei pronta? Ti vuole salutare? Raimondo Vianello, te lo passo. Raimondo Vianello, ma è che è morto? Santina, buonasera! Buonasera, Santina! Sei morto, così no? Ma mannaggia la miseria, sono Vianello, Santina! Dimmi. Sei franco, sei un toro. La voce
Mi sembra che sei tu. Ma non mi riconosco, sono Raimondo. Guarda che è morto Raimondo. No, mannaggia la miseria. Ma uno che muore dopo risuscita? No, ho fatto finta. Ma guarda che io, i miei morti non risuscitano. Ma io sono famoso. Mannaggia la miseria, Santina. Mannaggia. No, ma guarda, tu sei Franco Toro, un paese che non ti sento. Beh, Santina, sono Franco, dai. Lo sapevo, dalla voce ti sento. È la voce come tu. Come vanno i mammelloni? Sì? I mammelloni, come vanno? Bene, stammi sentire, io sì. Non posso parlare. Ma perché con me non ci vuoi più parlare, Santina, scusa, Non con te, né più con nessuno non posso parlare. Perché? Cosa è successo? È successo che c'è il prete qua. Chi è? Padre Maronno? Don Paolo, e non vuole più che parla con nessuno. Butta giù sempre, non sa più parlare con nessuno. Ah, il prete? No, io non ti do più niente. Perché? Che ti dà il prete? Da mangiare, mi dà. Il prete ti dà da mangiare? Sì, che sai, vado nell'orto, vado a prendere nel suo orto, vado a prendere la roba da mangiare. Ah, rubi? No, rubare. Io mi fa venire uno e mi dice, una donna, che mi dice vai a prendersi i peroni. I peroni? Vabbè, Santina, ma scusa, questo prete, insomma, come si chiama? Don Worry? Don Paul. Aspetta, allora sai che cosa faccio, Santina? Scusami un attimo, che io ti voglio salvare, che ti voglio bene. Te lo passo io un prete, che magari ti dice due parole giuste, dai. Ora serve la mano pesante e cinica di Madonna, che le dà il colpo finale. Sono Don Dino, come sta? Don Dino, adesso fai una voce da donna. No, apra bene le orecchie. Don Dino, sono il prete qua del paese. Ah, il prete di lì, il paese di Milano. No, signora, sono qua dal Bignasio. Uscire nuovo. A destra. Bignasio? Non è da Milano? No, signora, non sente che non parlo come Milano. Sono il nuovo prete di Albignasico, mi ha messo lì. Allora, ascolti, non si fidi più di quell'altro prete. Dell'altro prete, cos'è Don Paolo? Come si chiama l'altro? Don Paolo. Non si fidi più, signora. Perché? Dicono, praticamente, è una cosa che verrà fuori adesso, tra pochi giorni, sul giornale. Mm-hmm. Lui praticamente nasconde la... Che cosa fa? Nasconde la droga dentro la verdura. Addirittura, non lo sapevo questo. È pericoloso, signora. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lola. Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi? Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti. Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale? Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse. Ok. Prepararsi a voltare a sinistra. Mittente,
cosa fica, et sporche mif scambiste a zuffa cazzi punto spau. Ma amo, ma che provider usi per... Mi sembra un dominio alquanto inappropriato. Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione. Ma scusa, ma che password è? 1234. Ah. Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli. Bagagli? Ma... Leggi, stronzo. Allora, bla 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 bla, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io? Ma anche no! In che senso, scusa? E che cura il tavolo? Ma com'è il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure? Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok? Ma scusa, fammi fare un attimo, fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete? Perché? Cazzo c'entrano le monete? Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio hedonismo? Mica io! Ah, numismatica significa monete e cazzati? Eh sì! Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail. E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina! Ma tua madre è truffaldina, quella botte merda! Ma, amore, ma mia madre è magrissima! Quella adottiva! Ma io non sono un figlio adottivo! Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto... Wow, che figata! Grazie, amore, che hai pensato al mio sostentamento! Il numero di telefono della pizzeria da sporto. Ah, certo. Ma, senti... Fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio hedonismo. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica. No. Ancora? Ma perché no? Non mi ami? Sì. E non vuoi passare del tempo con me? Sì. Allora parto con te. Ma anche no. Perché no? Perché... Chi cura la porta della camera? Guardala. È già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile. Hai capito? Cosa figa, è partita per il villaggio Hedonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata. Ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio hedonismo. Preparati a montare a destra. Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio Hedonism è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3. Puttana. Diario. Nelle pagine scritte con la penna del cuore. Diario.
105. Entri nella tua nuova BMW Serie 1 insieme alla tua ragazza. Lei indossa il cappotto mentre tu sei in camicia. Continui a dirle che almeno i guanti potrebbe toglierli, ma lei si rimette il petto in testa. Per fortuna che c'è qualcuno che ti ascolta. Ciao BMW, imposta la temperatura del passeggero a 25 gradi. Nuova BMW Serie 1 con BMW Intelligent Personal Assistant. Scoprila in tutte le concessionarie BMW, anche sabato 16 e domenica 17. Classe, il magazine per usare il futuro che esiste. Ogni mese, ogni giorno. Vivi il cambiamento d'epoca con Classe, in edicola e in digitale. Tenersi a destra, si può voltare a destra. Voltare a destra. Tenersi a destra, e poi voltare a destra. È stato un bel viaggio. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. Quel Padre Maronno si era intristito davanti al suo umile nuovo TV Color al plasma HD-io curvo 84 pollici. Tane mamme! Padre! Tane mamme! Ma perché piangete? Tane mamme! Non è mai successo! Sì, lui lo scorpio! Sono intristito! Perché ho appena assistito alla passione di nostro Signore che si è sacrificato per tutti noi! Tane mamme! Avete guardato The Passion of Cristo? Lo sai che non mi viene il patte? Allora, quale film avete visto? Narcos 2, in cui nostro signore, o per meglio dire patron, viene ingiustamente accusato e barbaramente ucciso per scontare i peccati nostri e soprattutto quelli di Paolo Nois. Va bene, padre, ma ora vi devo ricordare che oggi abbiamo un appuntamento importante. C'è l'asta! Del fantacalcio? Ma no, l'asta di beneficenza per raccogliere fondi per i poveri che devono svuotare e pulire la vostra santa piscina olimpica. Maronna, che cocciatura di merda di cri... Va bene, se proprio insisti, portami in groppa. Poi, scusa subito. Senza il frustino, però. Va bene, userò il bastone e la carota. Il bastone per bastonarti, però, non per reggere la carota. E la carota? Quella è una sorpresa. Ed ecco che il sommo dei sommi, il campione della fede, il trionfatore sul demonio, il... avete capito? Presiedere l'asta di beneficenza a maggior gloria di nostro signore Pablo Escobar. Allora qui ci troviamo a che fare con un raro pezzo, un mezzo che fu utilizzato dagli apostoli di un santo uomo. La base di partenza è 500, chi offre di più, Tanema? Mille! No, io intendevo chi offre da bere. Ho la gola secca, non avete una bottiglia di whisky? O magari tagliato con le scaglie di sapone? Dobbiamo concludere l'asta. Beh, zitto, puttana! 1000 per il signore brutto e pelato in fondo. Qualcuno vuole rilanciare per non essere scomunicato? 2000! Cosa facciamo? 3000 per la signora puttana! A proposito, ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere, Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica. Amicizia un'amicizia finita. No, aspetta, è finita. Non è mai stata un'amicizia finita. Non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era... Aspetta un attimo. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa... Era una falsa amicizia, è bene che
sia, e ben sia finita. Ho la pelle d'oca, amici, quanta verità. Se vi è piaciuta, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN. Culo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno. Grazie di essere stati con noi, amici. Vi diamo appuntamento domani. Danny vi lascia con un altro. Perdere un amico è la cosa peggiore che è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria. Ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da correre, le strade da percorrere sono diventate lontano gli uni dagli altri. C'è 105 in casa. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto. Programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio? Il segreto di donna Ruanda è. Il segreto. Andrò a parlare col sindaco. Ma il sindaco è morto, donna Ruanda. Il segreto. Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata de Il Segreto. Io non se olvida come lo esiste tu. Ah, allarme! L'allarme! Qualcuno vuole scoprire il mio segreto! Si calmi, donna Ruanda. Non è l'allarme, è il telefono. Sponda, potrebbe essere importante. Lo llevo escondido, en el alma escondido, en el alma escondido el dolor. Pronto? Cosa diavolo vuoi da me, telefono? Donna Ruanda, conosco il tuo segreto. È solo un telefono. Ma niente scherzi, porta i soldi o si metterà male. Questa è
Sì? E tu cosa porti? Era one. Quelli di Fast. No, era un ricattatore. Ho detto. Allora, buonasera, donna Ruanda. Ricattatore, come fai a camuffare il vino? Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata. E batti. Ecco, tu hai portato il gallo? Ragazza, me la sono dimenticata, la fretta. Sai, ho una mano sola, rimetto, che copre la bocca. Cosa? E ora come facciamo a completare il cambio? Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, ma non era morto? Potrei fare la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare. Vieni, entrega me tuo amore. E cosa ci fa qui, portamelo? Maresciallo Sciallomare. Potrei farla. Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio segreto. Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto, dimmelo. Dimmelo, dimmelo. Intonazione alta, dimmelo. Bassa, dimmelo. O altrimenti ti sparo. Sparo con l'accento. Senza accento, sparo. Intenzionale, sparo. Minaccia, sparo! Calma, calma, te lo dico, il segreto di donna Ruanda è... Oh merda, mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi il... Segreto! Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa? Tieni questa! Il nome alcanzerà! Siete viva per adorarla. Tranquillo, non mi hai preso. Ah no? Ah, che bravo ricattatore. Ha portato il gallo. Buon viaggio. Il segreto. Radio 105. Ma ora ve lo confesso. Allora, mi ascolto squadro lo stesso. Allo zoo. Uscire adesso. Anche se sembra un fesso. Io mi ascolto squadro lo stesso. Allo zoo. Tenersi a sinistra. E poi voltare a sinistra. Bigotti. Nel 2009 il DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale. Subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, fin verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Sì? Che modo di rispondere? Medica. Sì, una donna. Siccome ho visto privato, i soldi privati sono sempre telecom e roba varia, no? Perciò. Siccome stamattina ne ho un 10 telefonata. Ascolti, autoctono, allora per dire, io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di partitele innescate da, diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei. Allora, voi vi occupate di bomboniere? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
Vabbè, lei cosa servirebbe? Considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono. È la prima volta che le compro. Sì, perché? Quale ricorrenza? È un battesimo barra. Bomboniere a destra. Pronto? Uscire a destra. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta? È caduta la linea. Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo. Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bombe? Non ho capito. No, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza. Allora per battesimo abbiamo. Cioè, per il battesimo? Mettimi gli articoli nelle frasi, sennò sbatti niente. Cioè, già io a che fare con i meridionali faccio fatica. Ho capito. Sì. Lei ha visto già qualcosa sul sito? Avete un sito? Incredibile. Abbiamo il sito. Dimmi il sito. Allora, se vai su Amazon. No, Amazon è Amazon. Abbiamo anche il sito, comunque là può vedere i prodotti, poi magari parliamo. Ma questa cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cosa hai detto? Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, Gianni. Non mettere giù. Pronto? Tenersi a destra e poi uscire pronto a destra. Pronto? Sì, pronto, sì. Qual è il problema tuo? Scusi, ma con chi sta parlando? Ma voi vendete bomboniere o un servizio per fare nervosire la gente? Non vedo bomboniere. Tu che vendi? A questo punto non c'è da fare niente, chiaro. Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente. Però vedo che mi stai facendo nervosire. Giuseppe Selle, come ti permetti di mettere giù la cornetta? Ma sì, è quello della televendita. Guarda che vengono lì, ti spacco la testa con tutti i tuoi cazzi di bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone! Tenersi a destra. Sì. E poi vedi, mi ha fatto nervosire parlando meridionale, mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale ho delle reazioni. Uscire a destra. Se riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare. Dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto? Bella regolata. Cosa hai detto, scusa? Te l'ho detto, l'hai capito. Coglione, mi metti in culo la bomboniera. Vedi, questo modo di fare non va bene. Scusa, lo sai fare. Sì. Perché mi fate trasformare, terone di merda? Bastardo! Teroni! L'incredibile incontro. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Tenersi a testa. Il mio cugino! Il mio cugino! Ma si è fatta male! Cornuto! A destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. This is a zoo on abbonati a Netflix. Il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Uscire adesso. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla rotatoria. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika della patata. I penali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu. Un cannoniere e un altro cannoniere. Abbonati a Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minou succhia catti in Perù.
lo spin-off più atteso dell'anno. Netflix. La sinagoga in giallo. Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del Cthulhu. Una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cthulhu. Prepararsi a votare. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina. La Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Voltare a sinistra. E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua Aoki Amana. Affrettati, primisce. Radio 105. Prepararsi a votare. Lo Zoo di 105. Italia Bubu presenta. Voltare. Le capre. Le capre. Le capre. Oh. Le capre. Le capre. Alla rotatoria prende la seconda uscita. Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta. Uscire adesso. Benvenuti alle capre! Agnelli di Dio che togliete i peccati di... Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a questa trasmissione. Forse perché ero amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo. Stasera sarà una puntata davvero gigante. Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. Da 54 anni sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne spatti i coglioni che prendo sorriso. Ci occuperemo infatti di sequestri di persona. Sequestri, questri, questrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, perché non manco un cazzo. E anni che mi devono buttare fuori dalla TV. Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica. Pubblicissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo, sto ballando ancora. Prepararsi a votare. Ma ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Sconsolato. Maurizio, te ne hai dato il cazzo, ma nessuno se ne fa te, perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il copo, perché sono vecchio, c'ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro. Le capre. Maurizio! Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui donni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi. Le capre! Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre! Scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica. No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata. Aia, aia, aia. Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore segreto. Ma prima, gli infilo un dito nel culo. Così, perché sono stronzo. Seguitemi. Le capre. Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto. Abbiamo sequestrato suo marito. Siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito, ci deve dare un lauto riscatto. Guarda che sento odore di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo. A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo a noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie. C'è un pacco da ritirare. Oddio, uscire il cazzo adesso di mio marito. Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito? Sì, prepararsi a votare. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole. Faccia il verso della gallina. Voltare a destra. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia! Sono una troia! Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta. Ecco.
Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700397.1 a favore di Maurizio Sconsolato. Ok, fatto, ma mi restituisco a mio marito. Ma certo, signora, buona giornata. Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta. E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona. È facile, forza, sbrigatevi. O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi togli gli occhiali, avete capito? Uscire adesso. Benissimo servizio, bravo Maurizio. Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, vai. Saliamo così, perfetto, perfetto. Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Andare ok, dentro. Facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto, adesso io mi siedo, guardo il telecamera, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, va. Alla rotatoria. Scusa, prendere, ma tu chi sei? Tra l'altro... Sai che non lo so neanche uscire io! Adesso. Io devo guardare il titolo di coda per capire chi sono. Miglia! Le capre, capre! Le capre! Oh. Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta. Lo Zoo di 105. Attacchiamo. Tenersi a sinistra. Come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Sartone dello Svapo. Fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto. Ho seguito di Torino. Avete spaccato il culo, cazzo, dai che... Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni. Ed ecco il messaggio. Te, prova a mangiarti il polpo, di... Vengo a Milano a incularti con un bastone. Allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Sartone dello Svapo! Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Tanto? Io ho visto adesso il video di Torino. Avete spaccato il culo, cazzo, dai che... Ho capito, cosa vuole? Te, prova a mangiarti il polpo, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Dai, oh, ma... Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte. Cioè, tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Incularti te! Allucinante, veramente. Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cosa vuole? A Napoli dobbiamo fare un delirio, ecco, a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Tenersi a sinistra. Te, prova a mangiarti il po', ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Guarda, guardi te, e non rompi p***i, io ti denuncio. Ti voglio bene. Fanculo. Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamford. Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che... Dai, smetti. A Napoli dobbiamo fare il delirio, ecco, a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto.
Lascia il peggio dei napoletani. Te, provo a mangiarti il polpo. Ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Dai, oh, fai... Dai. Cioè, senti, tutto lì il discorso. Gigione. Soprattutto, fatti inculare. Sei Gigione. Fatti inculare con i bastoni. Da, guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'ho un problema a piede io, eh. Ti voglio bene. No, guarda, se ti scherzi. Inizi a destra. Poi sì, ma destra. Guarda. Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io. Guarda, uscire a destra. C'è da scherzarci a piede, eh. Ti stimerò per tutta la vita. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in sta cosa. Non so che c'è detto Paolo. Sei fuori comunque. Venirsi a destra e poi uscire a destra. Guarda, uscire a destra. È tutto lì il discorso. Ok. Cerchiamo un nuovo percorso. Te, provo a mangiarti il polpo, ecco, io ne vengo a Milano e parti con un bastone. Pensi a destra e poi uscire a destra. Se la premite, è un lavorone, Uscire a destra. Venire fuori uno stronzo. Andare di... Ridici, guarda, io ti rido, con l'arancia rossa di Sicilia che se ne possono infilare nel culo di Obi. Ah, io devo far culo? Grazie! Te vedi stare bene, dai, prima che arriviamo là. Guarda, anche a me, di tutti i colori. Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla, cioè no, tutto no, il discorso. No. Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. 105 trasmette la cruda realtà, quella che non vi piace, ma siamo sempre qua. E se davvero capite chi siamo, non aspettiamo, un dito medio alziamo e partiamo. It's a 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105, lo Zoo di 105, questo è lo Zoo 105. Se sei uno di noi, allora fingere non puoi, perché lo so. Radio 105. Yeah. Yo. Per venirsi a destra, quanto come poi uscire a destra. E faccio come Carlo Conti. Nero. Uscire a destra. Conti 3. Se mi vedi in giro corri al riparo. Sei forte sui social, bravo, Facebook in aro. Ti do un consiglio sicuro, sai dove metterti quella tastiera? No, in culo! Esci di casa, fatti una tipa, basta scrivere commenti, zio, fatti una vita. Una vita. Con quella bocca cosa combini? Potresti farci qualcos'altro, cosa combini? Invidia stressa, fa tutti pazzi. Cerca una figa, hai troppi cazzi. Staccati da quel computer, se no ci ricaschi. Prova a farti una scopata, almeno ti rilassi. Chatti già ti mangi cazzi, conti zero. Scarso in matematica, conti zero. Te lo so, però conti zero. Come un numero negativo, meno zero. Questo lo so di 105, tu non puoi fermarmi. Per me di zero, quindi cazzo parli. Specifico per non sbagliarmi, già 0-0 senza numeri davanti, bitch. Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta. Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Meo sarea. Ecco con quella tua ragazza lì. Ecco, a mare pizzetta che la c'hai fuori dietro il culo. Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105. Mongoloide, signor Aputo. Caraprese, però. Ma che lei... Ma sei monocoloide, venga tu.
sì, insomma, ma si capisce come parlano? Si capisce, no? Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi. Sì, no, sì, io so, c'è anche la donna monocoloide. Tutto questo sta avvenendo veramente. Sta succedendo, sì. Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora? Sì, dai, dai, aspetta, dai. Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo, e se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene? Esatto. Allora, signora... Ma lui è giovane anche. Io no, Squalo sì. Capito? Squalo è giovane, tu hai una certa età, tu Maurizio, io avrai di più di 50 anni, vero? Sì, 52. Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia. Ma vuoi che ti faccio il nostro capello? Devo no, venire. Basta non sentire, Maurizio. Io siccome adesso è il 10 di giugno, che sarebbe io a giugno, però è il 10 di giugno, è il mio compleanno e ne compio 80. E l'anno è neanche 50. Sono presti inizi a destra. Signora, allora per il suo anno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete. Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione, che chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti. No, ma Maurizio, stai a sentire anche... Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia! Sì, va bene! Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare, bastarda. Cosa? Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia addirittura. Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrai vedere una distesa di automobili usate. Comprare. Ehi! Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di gelati del tonchino fuori da casa tua. Dovrà rinfrescare. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito? Puoi dire a me non mi interessa. Non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non hai gelati di luglio agosto. Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina. Lo so. Gli altri che può a comprare e hanno soldi, ma io non ho soldi da comprare. Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, poi vado alle Bahamas. Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono come... Scusa, stavo sputando lo champagne nel tonno. Non sei cattivo. Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso. No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire. Santina, preferisco, lo dici tu, Maurizio. Mi vuoi 400 euro adesso? 400. Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione. Ti interesserebbero 400 euro facili? 400? Sì. Allora, se vuoi 400 euro, è un lavoro di 50 persone, ti arrotoleranno come si faceva col pongo negli anni 80, fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare. Mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
Sì, sì, va bene, dai. Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Le senti le fiamme? Le senti le fiamme sulla schiena? Cocchi cazzo ne sei? Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Lo Zoo di 100, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Diario, 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 le pagine scritte con la penna del cuore. Diario, diario. Da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipe. Ora sono un afro ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità divorando altri esseri umani in attesa dei soccorsi. Ecco che cosa è successo. Giorno 4, si tira avanti. Ah, amore, sveglia, mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciato tutta la schiena. Prova a darci un occhio, per favore. Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina. Girati, dai, fai vedere. E allora? Ma non è niente. Ma cosa avevi? Un bozzettino rossastro. Tipo puntura di zanzara? No, un pelo più grande. Tipo puntura di ape? No, un pelo più grande. E come più grande? È tipo morso di un ragno? No, un pelo più grande. Tipo la testa di 12 anni. Ma come la testa di un bambino? Sì, dai, basket insomma. Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego. Dai, Gian Pierpot, non frignare come una fighetta. Che bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite. Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami amore, fai qualcosa, ti prego. Comunque la colpa è tua, ti ami col culo di fuori. E che c'entra, scusa? Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'acqua e sentendo un ambiente ostile per via delle feci non avrebbe depositato. Ma che teoria del cazzo è? Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme. Acqua e brucia! Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone. Prego, dai, fai qualcosa. Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro. Che fai? Perché prendi quella roccia gigante? Zitto, conta fino a tre. Ma sei sicura? Sì, sì, fidati, stai sereno. Devo dire uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie! Fermo, fermo! Non ho finito! Fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un osso sulla schiena! Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare e frignare! Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che mi ha morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che dopo avermi posseduta buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava... Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di fusione. Io non... non credo che... Dai, forza, stringi i denti. C'è solo una cosa da fare. Devo operarti. In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. Eppure strumenti idonei. Ma che dici? Ho le due cose più importanti. E cioè?
unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone. E sto Gigi, quanti libri ha scritto? Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincere Frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente. Wow! Ora scusa, devo sedarti. Come, scusa? Col metodo Pierone. Ti sfondo il cranio con un bastone. Ma come? Ah! Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i ragazzi. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo, non credo che sia così rilevante. Diario, 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 nelle pagine scritte, con la penna del cuore. Diario, diario. Ok, ce lo so, minchia come ci piace! Sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace. Minchia come ci piace! La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace. Il mio cazzo te lo giugi con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace. Minchia come ci piace! La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace. The 105 Zoo. Come on guys! Lo zoo di 105 presenta. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo 105. Nella puntata precedente. Però adesso veniamo al dunque. Veniamo al dunque, tantina, eh? Sì, dimmi. Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che attorno nei primi 5 chilometri. Uscire dalla porta di casa non ci dovrà essere nulla intorno. Hai capito? Ho capito, va bene, grazie. Santina! Nando Somaro. Sono Matteo! Ma tu sei Matteo oppure sei... No, sono Matteo, Renzi! No, sono Renzi, come stai? Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene? Bene, bene. Sai che mi hanno telefonato quelli di Ferrara oggi? Ah, sì? Sì, e mi hanno detto mi tu. Veramente? Ma certo. Bambino! Mi ha detto di salutarti. Maledetto bambino, quel... Siamo tutti... Voglio picchiare quel bambino di merda! Mi vieni a trovare ancora? Certo! Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare. Vengo qui solo se andiamo a picchiare i b***i. Però... Sì, sto sentendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto perché... Deve fare un bel... Scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare di delle fighe sfondate dai cazzi di gomma. E sono state contenti. Ecco, se possiamo... Possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi. Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico per partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 fa, vogliamo indietro i suoi organi. Ci servono per un pranzo di Natale da dare ai barboni. Allora le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali. No, mi dispiace, ma questa cosa non le do. Può farla divorare dai barboni, signora? Allora, nella puntata il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di paratene senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella... Se puoi metterlo tu nel buco del culo di dietro dove caghi. I cetrioli, hai capito? Sì, spieghi il nome però, che c'è sta mamma da di me. E parla meglio, l'uomaro schifoso. Che ha detto? No, a te. La puntata sì, stasera. Tu metterlo dietro nel buco del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
Signore, adesso mi ha ma stiamo parlando di un argomento delicato. Non mi interessa. E non mi interessa la Maria. Lei... Hai capito? Se no butto giù, adesso non lo amare schifoli. Allora signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua. Diretta con Costanzo, io parlo con lui, ma non con te che sei un amare schifoso. Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può. Signora, maiale. Io, signora? Io, zio. A me non mi piace sentire quelle cose. Ragione, ed è per questo. Io sono una donna da chiesa, una troia. Hai capito? Sei un porco maiale. La vacca del tuo mare. Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi. Posso dire anch'io, se vuoi. Era religiosa. Vabbè, era religiosa, comunque. No, infatti. Allora, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti. Questa mattina male come mi sono alzata dal letto, cos'è se vuoi successo? Saperla. Cos'è successo? Perché stavo facendo il caffè e mi ero, non la tazzina, ma mi si è rotto... Quella che si mette dentro il caffè. Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come... Tu c'hai il demonio qua in casa mia. Allora, ti spiego come si fa il caffè. Al letto, apri il gas, ok? Sì, poi, ok. Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che dà tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino. Allora siamo... Che entra il gas con la tazzina. Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, ora. Saluto. Signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono Regina. Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili? Sì, no, allora praticamente, siccome siamo... Perché a Cale adesso è senza macchina, hai capito? Sì, no, ma io ho un lavoro in realtà molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua degli nomadi del Calari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e tirano tre di acqua e ti trasportano sui cammelli. Sì, e perché non lo fa le cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me. Adesso compro la vita telefono, di 18 e non fammi più telefonare, per piacere, solo Matteo e pure... Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti a tazza. Non mi interessa una bella merda secca. Guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per svegliarlo. Bastarda! Radio 105. It's a 105 zoo with the zoo. It's on 105. It only remote you with the zoo. Welcome, it's on welcome. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è. È graziosa di nome è. Pollon non pippa mai, troppo triste tu stai. La cocaina c'han tutti gli dei, ma tu no. Pollon non pippa mai, su nell'Olimpo un po' triste tu stai. La cocaina c'han tutti gli dei, ma tu no. Ma che schifo, porco io, ho detto io che sono Zeus. Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Pippate qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer, porpecci, macchine da scrivere. Mi sono fatto. Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono. Non era buono. Ciao, nonno Zeus! Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata? Che cazzo rido? Anche l'ho fatto mi fai ridere. Sei troppo divertente. Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo. Ah sì, non è affatto male. Ancora nonno, ancora. Scatena la tempesta. Non è potere questa bamba
di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri. Ma piponite! Adesso dopo però, puttana, bastone e c***a! Mignotta e figlia di puttana! Se ne approfitto! So che non sono cose che non si dicono ai bambini! Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato? Giusto! Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vessicchio! No, 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 no! Scusa, ma scusa, non lo faccio più, giuro! Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui per trovare dei pippotti di qualità, però, E come? Aspetta un attimo, fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo. Adesso che cosa ho nel naso? Farina? Sì, perché io sono un panettiere. Ah, ma così se arrivano i carabinieri, questo deve dire. Ricordatelo, ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante del mondo. Ah, sto spavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea. E poi fare fino a farti cadere i capezzoli. Oh, che bello, no? Grazie, vado subito. Vai a scolpire l'estate col grilletto, puttana industriale. Bella cosa non c'è. Prepararsi a voltare a destra. Scappare a piscia. Ciao Eros. Voltare ciao ragazzo. Ciao Apollo. Come vai saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi? Mi scappa tantissimo. A pisciare Apollo. Non c'è tempo, dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò finalmente pippare. Andiamo! Ma non ce la faccio più, devo pisciare. Oh oh. Ancora un po' di pazienza, ormai siamo ad Atlantide. Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare. Ma non resisto, porco! Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide! Pisciando sotto! Salve, ieri! Benvenuti sul continente di Atlantide! Grazie! Siamo qui per la vostra ottima... Apollo! Allontanati! Sto per pisciarmi! No, Eros, no! Ma porco mio nonno, hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo! Rido anche quando anche rido, che cazzo ha detto? Perché ridi? Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide. Preparati a vedere. Pronto, buongiorno signora e Luca Giurato, la trasmissione pomeriggio, come sta? Voltare a destra. Merda! Però. 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 Ma lei chi la gente che deve partecipare a un giubulare? Ma vaffanculo, la fango che mi fai a protegno sulla cipalla tutti. Però This is Gallipoli, la città dove la già è fatta come Gali. Gallipoli. Amore, andiamo all'IKEA. Guarda, preferisco un X. Lo sa che ci servono i mobili. Non possiamo andare avanti così. Siamo ricchioni, ma lavoro 5 giorni su 7. E nel fine settimana vorrei. Dai, amore, c'è anche di me. Visto anche che insieme anche la marmellata mi fa schifo e il pure mi fa scorreggi. C'è che due coglioni, ogni volta è sempre così. Mannaggia a me che due coglioni, tutte le volte che dobbiamo andare all'IKEA è sempre così. Non so se c'è caso, IKEA fa rima con diarrea. Se per questo anche tua mamma che si chiama Dorotea non te ne sei mai accorto, ma fa rima con diarrea. Ecco, e se ricominci sempre a insultare mia madre, puoi sempre avere ragione. Allora andiamo a questa cazzo di IKEA. Amore, guarda quel quadro di New York, è troppo bello. Si chiama Schnauz e lo
voglio subito comprare. A me piace quello scaffale, grabazza, nanarda, carcababa. Sarebbe adatto per il bagno, per metterci sopra i miei prodotti di bellezza. Mi sto incistando così tanto, compriamone due, anzi quattro. Prendiamo anche la piantina, zippi lippi, zippi fip. Quell'armadio che si chiama Scrackenbauer, compriamone subito 5 di garage. L'armadio non ci sta, è troppo grosso, ma guarda il divano. Mi sono dimenticato di prendere la busta gialla all'ingresso. Aspetta un attimo, vado e tornerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, metro che c'è in giro per l'IKEA. Adesso vado io e poi mi misurerò il cazzo duro. Che bello amore, che bella idea amore. Sei sempre così romantico. Oh, oh, oh. Già che hai preso il metro, vedi se riesci ad impiccartici. Come sei molto scontroso, dai su andiamo verso le casse. E magari ci fermiamo nella zona delle piante e delle casse. Allora, prendi okay. La seconda uscita. Ok, uscire che bella adesso. Idea, partiamo con... Allora cosa avete preso? Candele, candele e piante. Candele, candele, candele e piante. Fanno 138 euro. Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso... Ma sì amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede sempre così quando vieni sta cazzo di IKEA. Vogliamo comprare mobili ed usciamo con solo candele. Oh eo, compriamo solo candele. Oh eo, pizzo di IKEA. Oh eo, compriamo solo candele. Hotel strafico nel culo. Gallipoli, la città dove la gente parla da come Gali. Gallipoli. Buonasera, farmacia? Con chi parlo? Sì, salve, sono un vostro cliente, vengo spesso a comprare, cioè, diciamo. La chiamavo cortesemente per sapere se avete in casa un farmaco particolare che mi ha prescritto il medico. Vediamo. Che solito lo si trovava in Svizzera, ma ha detto che forse dovreste averlo anche voi con... Il Branduardon. Serve per la crescita voluminosa dei capelli. Branduardon? Sì. Specifico per la tricosa. No, vediamo perché forse non mi esce, ma vediamo una volta. Della due soldi. A me non esce questo nome, è sicuro che si chiama proprio così, Branduardon? Sì, Brand... È B-A o B-R? No, è B-R di Renner. Per me non esce così in banca dati, insomma, il medico ti ha fatto eccezione. Sì, per questa tricosi ho l'ipertricosi, quindi ho questi cani molto. Provi a vedere se c'è il cocciantin. No, guardi, non l'abbiamo, mi dispiace. Non ce l'ha neanche questo. No, questo grazie. L'hai già controllato? Sì, sì. Già controllato. Ok, la ringrazio. Grazie. Buonasera. Buonasera, dottoressa? Dica, sì. Sì, salve, mi scusi. Sto cercando questo farmaco per l'ipertricosi ricciuta. Mm. Il Branduardon. Il Branduardon.
conosco. Anche i denti? No. Ma potete urlo? Mi fa lo spelling? B di Berber. R di Ronder. N di Nenner. D di Dudu. U di U, il classico verso degli scimpanzé. A di Ar. R di Ronder. D di Dede. O e N di Nanana. No, non lo trovo, mi spiace, non posso ordinarglielo. E non c'è il correttivo, tipo il cocciantin? No. Sì, salve. Senta, mi scusi, mi ha una lista prescritto dei medicinali che però non riesco a reperire. Magari lei mi può aiutare. Sì. Allora, sono della casa farmaceutica Tiziano Ferro. Sì? Allora, aspetti un attimo, perché sa che i dottori scrivono sempre in una maniera leggibile. Credo si chiami... Noi non ce l'abbiamo questo legno. E bocchino stop? Neanche. Vovic? Sento un filo di vabbè, oh. Alla luce rossa, prendi. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Uscire adesso. Disco retto. Se fossi mia. Disco retto. Io ti legherei. Ti innamorerai. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto senti, manto. Quella dolce dolce che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. È un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malbec. Ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata criminale. Cara criminale, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banale. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiore. Ero a Forum e stavo contando i sassolini nella diritta dalla chiesa. Quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra, prima della tua deposizione sullo Rubicheri. Uscire e in quel adesso. Preciso istante capì che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la martelletto. Dicevo, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per la Corte di Cassazione devi avercelo almeno 8 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa nel plastico del cazzo di Bruno Vespa. che dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio questa canzone. Discorrendo la tua dolce musica nel cuore. Elena. Troia. Città. Elena. Tanto ti ho amata. Elena. Elena, un solo nome tu hai. È Troia, la mia città. Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata criminale. Così. Già, cara criminale, siamo davvero stati bene insieme. La nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana, che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi. E io non sono tagliato per le storie a distanza. Chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai. Yes, adesso sono io.
Santi Manto. Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Felicità e guardarsi nell'ano e volare lontano. Felicità l'innocente in mezzo alla gente, la felicità e sdraiarsi su un fino aspettando la fine. Felicità, felicità e sospiri che va e la sperma che scende dietro le tende là. E smorzati la voce se urlo precoce la felicità. Felicità e ciucciando lo stino pure un bagnino la felicità. Mi letto la felicità e spaccarci le voci con le narici la felicità. Felicità, sento nell'ano c'è già la nota cappella d'amore che va come un clistere ca di felicità. Discorre la dolce musica nel cuore. Inizia a destra e poi uscire a destra. Only a 105. Uscire a destra. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV. Dagli forte, dallo! Così, dai, for German Suple! Irish Whip! Conta, arbitro, conta! Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana? Ma certo! C'è qualcosa che può per più a un seminarista di due omoni muscolosi abbiati tra loro? Qui? Quella che come padre? Male, brambilla, malissimo! Abbi un po' di pazienza, sii allegro. Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio il pal carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, uscita, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali. Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato? Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven. Oh, era così difficile. Bravo Magnozzi, vedi che ci meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora e con il cazzo. Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire. Girolamo, ma che cosa dici? Andare questo? Dritto. Quali sono questi? Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è? Tu essere inferiore e deforme cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi. E poi ci sono la lussuria e l'invidia. Come quella che provo per il vicino di casa, Graina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali. Io lo so, quella puttana. Mamma! Si dice. Eh sì, poi c'è la gola. Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito. L'avarizia. Padre, a proposito, ma perché non ci offro una peccolazioncina? Che c'è uno stomaco che mi fa glu 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 glu. Piuttosto brucio la cucina. Poi c'è l'ira. E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro, avete capito? Padre, si calmi, non mi si agiti, figa, dai, su. E per finire mi pare ci sia la pigrizia. Smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho per niente. Andate via tutti quanti che cominciano i Memtems! Ed ecco il Santissimo Padre sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre sto sul suo divano. Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio dialato, non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti. Finalmente. Maron,
E tu che cazzo, una puttana? Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali. Baron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una... Qui per uccidere padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu? Padre, mi avete chiamato? È lui! Eccolo, è questo orello deforme, padre Maronno, è lui. Io? Prendi a morire. Ma... Hanno sangue. Prepararsi. L'ho venduto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sorta. Girolamo, dagli una botta in testa. Come? Così. Voltare a sinistra. Il colpo di Cristo, la sua mossa seta. E fu così che il padre poté condannare le istituzioni. Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Non sappiamo come ringraziarla. Ma una roba è incredibile. Dandomi molti danari di... Che deve finire la scenetta, te lo chiedo. Di che criminale si tratta? È un Saharial killer. Fa ridere, padre. Come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre? Ti scomunico a te, mammete. Vai, 105. Welcome to the One Life Zoo. Gang, what's up? 2018, baby. Hey. Lotto gang. Don't ask stronzi a parte, yeah. Wender, Luke Skywalker, Magni Benz gay. Razza Ariana, Fabio Alize. Bitch, tua madre spine. Lotto gang. Fatti fai giudì. Ehi, Alba fake di denari, yeah. Quarto grado qua nella qua. Amici dello zoo, si parte con il primo giranno. La gang di zoo furgone arriva allo stile Tamarro. Mondo d'efficienza, reazione a cappella. Sono così un po' mi incrive. Con i migliori siete solo dei remecchioni. Welcome to the 105. Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove. Sentite. Leccami la punta con la lingua. Ecco, con la lingua, tutta la punta così. È grosso, non resista. Davvero? Non è facile. Più forte. Così. Oh, voglio scoppiare per il piacere. Sì. Oh, no. Siamo pronti per un tatra. Leccami la punta. Non ti capisco che dico. Lingua, ti prego. Come? Come lingua, tutta la punta così. Oh. Sì, pronto. Dica. È grosso, non resisto. Che avete detto? Francesca è abituata a sbalordire tue sorprese. Sì, pronto. Pronto. Leccami la punta. Che? Con la lingua, ti prego. Leccami la punta. Pronto? È grosso, non resisto. Davvero? Senti, la vuoi a fangura? La vuoi di schiaffa ancora? La vuoi di schiaffa ancora a rete? Leccami i coglioni. Succhio la piena voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Rotto il cazzo, mio bastardo di merda. Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità qua. Pronto? Pronto? Sì? Poi strangio d'uomo. Ma forse ci armava perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stato chi sei? Schifoso, l'unito. Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami. Devi essere tu a dire chi sei. Sembra, vuoi finire di chiamarle? Poi strangio d'uomo. Papa con la mamma. Sembra, vuoi finire di chiamarle? Anche tu conosci qualche mezzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. E poi uscire a destra. Alla ruta. Lo Zoo 105.
essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era da luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Enrique, che sono io che sta scopando. Squalo, Frigio. Papà, cosa stai facendo? Sto scopando, Non lo sai, Frigio. Ok. Perfetto. Vuoi fare il padre? Io so padre. Ok. Però se volete. Vai, vai, vai. No, decidiamo. Sì, anche mi sto. Sai che mi fa già male la mandina? Mi puzza di trailer, però fai. Uscire a te. Che ridi così? Cioè, stiamo sorridendo. Ma mi pare di prendere per il culo, fa riderissimo. Grazie a votare a sinistra. È la scenetta di Alba. Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo. Adesso mi tagliato. Voltare. Il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere. No, non mi metto in fondo. Sì. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scena è obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia. Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando? No. Chi ti sta scopando? Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando? Tu, cioè tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici ma papà, cosa stai facendo? Ma papà, cosa stai facendo? Ma chi sta scopando? Bravo, vedi? Wow! Ha aggiunto? Sì. Migliorato da tutto. Ma tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria, tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu perché sei un coglione. Vedi per me che... Tanto c'è questa durata. Mi sfotte la scuola. Scusate, attenzione. Scusi se mi permette. Luca Alba, il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tutte in catastrofe. Voltare a sinistra. Allora, di nuovo in quel posto. Resta zitto. Alla ruta prendere la seconda uscita. Ragazzi, uscire adesso. Ragazzi. Andare. Era bella. A 2 ore di scrittura abbiamo fatto. Era bella. E tu non dici niente. E io mi sono incazzato. Rispetto. Ma no, ma scusa. Voglio sapere come va. No. Però era bella. Voglio sapere come fa. Ma è bella, cazzo. Dai, ma siete devastati. Male. Ho rovinato la scelta di Carlo. Brutti full. Storia di un fallimento. Mai. Nello Zoo di 105. Chiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde. Sentite un po'. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi il disturbo, lei ha detto un po' di labbria. Praticamente c'è dentro una confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 12 euro. Le può interessare?
Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero. No, 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 lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 720 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette di cime di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro. Sì, esatto. Come ha avuto questo numero di telefono? Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random. Non facciamo numeri, noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad un telefono per contattarli. Lei è sicura di questo consenso? Io non credo, signora. No, guardi, questa, allora, lei sta parlando, lei sa con chi sta parlando? Poi un'offerta bellissima, vuoi ancora dalla Toscana? Un cesto di frutta con... Mi metto giù la telefonata. No, 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 signora, io signora. Io devo lavorare. No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantita, poco. Siete in attesa di essere collegati. Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei. Sì. La Toscana, un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da bottiglie di vin santo del Vaticano, 20 euro. No, guarda, non ci interessa, grazie. No, no, aspetti. Sono Michela. Sì, Michela, buongiorno, sono Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con modelli che producono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro. Pensando, spero. No. Non ci interessa, qua tornare. No, aspetti, magari le interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i colleghi delle società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di comandi, perché Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. si batte per noi cittadini. Massima. La bastardata del giorno. Tratto 5. Assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto. Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosche. Quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata, mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia. A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa, ti disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante. Come comporre un puzzle. Ora? Ma che cazzo è sto puzzle? È quello che stai facendo adesso. Anzi, che immagine stai ricostruendo? Ma io non sto facendo nessun puzzle. E scusa, che cosa sono i che sono sul tavolo? Le tue foto di infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda. Ma come? Non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi. Le mie foto di infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era? Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa, sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare la tazza, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza. Scherzando? No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba. Voltare e ti avrei imposto un indovinello che per poi... darti un... In effetti. Dai, cazzo volevi? Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiamato per i lavori di ristrutturazione della casa. E tu cosa gli hai detto? Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno. Ma
sei deficiente? E perché? Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si va deficiente? Aspetta che risolvo io. Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, sì, certo. Senti, ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro allora. Allora, facciamo così. Tu finisci e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare. Eh? Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto, ma niente, basta, ci spessi. Ciao, ciao. Fatto. Hai visto qua? Eh? Hai visto? Eh? Hai visto come si fa? Eh? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Non ho colto la cosa della bicicletta. Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco. Che senso, scusa? Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno. Ma. Hai capito, caro diario? A volte cosa figa è un po' eccessiva nelle sue decisioni. E credo che è di impulsività. Beh, la decisione di buttare le spoglie dei miei robi, stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto credere. Però siamo una coppia. E rispetto al suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo chiesto di vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa fica ha venduto la bicicletta? Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. Ieri, anch'io al bar, mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio con i termi. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima alla ruta doppia 3 PS. Diario, diario. Uscire adesso. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, però non fare per favore, scusami, non fare discorsi moralisti a me quando io, quando io, no, tu veramente stai fuori di testa, tu veramente, sono stata quella che ti ha parlato, ha detto, voltare io, quando io, non sono mai stata moralista con te. Lo Zoo di 105, ascoltato dalla gente che lo ascolta. È duro come il diamante, è gelido come Osberg, è amico di Berlusconi, da parte di Figa. È Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gufi. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il tè gravina al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio usabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini Mirage, un pudding giallo. Vladimir Putin si tratta di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir pare l'uragano. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso, che se a Vladimir Putin gli girano i colli, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin.
Bazar di Rustica. Scusate, è successa una cosa che non mi è capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio di... e ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino Jay? Buonasera. Ma chi ti sei in culo? Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare su io. Tu sei? Ok, amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato. Puoi dirvi tu, Nanda? No, ma se proprio devo. Instagram, 105 Mintasa. Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Cale in via 29 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda. Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J? Pensate che solo con questo disco i belli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un nemmeno la pizza. Come di consueto a 105 Mintasa non facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo spalando, Vacca. Ti faccio un anno, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Ciao. Scusi, ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutte le... Ogni volta che decollavo con il mio jet privato, partivano le... Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 nel parco di Yellowstone per il presidente Obama e proprio di fianco a Sol c'era una traccia d'orso. Una paura... Amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha fatto uscita. E grazie anche a te, Pino J, che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grazie? Grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto tre volte il tuo nome. Ora sono scesa a 20.000. Grazie, Max. Vedete cosa vuol dire essere parte di 105.000? Lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani. 105 Mintasa. Radio 105. Che mio cocchino, che mio cocchino. Se si è fatta male. Andate. Tormento. Andate. Che mio cocchino. Se si è fatta male. Uscire adesso. This is the zoo, only for you. Ehi, Erburbio! Mi chiama Stabestio! Aspetta, chiamo anche Tarbel Belbolb! Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato? Ma ragazzi, raspa l'oggetto imperdibile! Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del... Li hai visti?